Amici sportivi di Reale Rieti Channel, bentornati al Palamalfatti di Rieti per lo speciale Qui Azzurrini, dedicato al raduno del Palamalfatti della Nazionale Italiana Under 21 di Calcio 5. Qui Azzurrini siamo con il commissario tecnico della Nazionale Italiana Under 21, coach Raul Albani. Mister, prima di tutto, anche da parte mia e da parte nostra, un benvenuto qui a Rieti. Grazie, siamo stati accolti benissimo, ci troviamo benissimo, l'albergo è bello, il campo è nuovo, non l'avevo ancora visto, è bellissimo. 4 giorni praticamente di raduno qui al Palamalfatti, 2 doppie sedute oggi e domani, una sola seduta mercoledì, quindi complessivamente 5 allenamenti per voi dopo quelli che avete già svolto al Pala 2 Live. Sì, siamo piano piano, la stagione va avanti, il programma è quello che abbiamo scelto all'inizio stagione, stiamo vedendo ogni volta dei ragazzi nuovi, vediamo se riusciamo a tirar fuori una squadra per poter fare una bella figura contro il Portogallo con cui giocheremo i primi di novembre, dal 2 al 5 in Portogallo, sapendo che loro sono molto forti, però noi, l'obiettivo nostro non è quello di andare a vincere quella partita, ma di cercare di portare avanti questi ragazzi e farli crescere il minimo possibile, perché sapete benissimo tutti ormai che noi lavoriamo sotto età, quindi loro sicuramente giocheranno con gli Under 21, noi stiamo giocando con i juniores, quindi gli juniores sapete meglio di me che non fanno campionato di maggiori e quindi il lavoro è un po', diciamo così, un pochettino più a lungo termine, però so, i ragazzi crescono bene, ci danno belle soddisfazioni, speriamo di avere un bel riscontro nelle partite. Da un punto di vista proprio tecnico, diciamo, come si svolgerà il lavoro in questi 4 giorni, su cosa sarà puntato più il focus da parte sua? No, noi facciamo sempre più o meno un certo tipo di lavoro atto soprattutto a vedere la crescita dei ragazzi, cioè non dico proprio test, però quasi dei test. E poi chiaramente noi mettiamo delle esercitazioni, mettiamo dei discorsi tattici per cercare di farli crescere, per cercare di togliere quelle lacune che hanno, perché giustamente essendo giovani sapete meglio di me che sono ancora da formare. Cerca di dargli quel poco che possiamo, perché vedendoli raramente non è che possiamo fare tantissimo, però ogni volta mettiamo un tassello e vediamo se poi alla fine il mosaico, come è successo negli anni scorsi, alla fine viene veramente un bel mosaico, insomma. Usciamo un attimo dal contesto nazionale e spostiamoci sul campionato italiano di Serie A di Calcio 5. Ha seguito insomma questo inizio di campionato, quali squadre l'hanno colpita particolarmente in positivo o magari anche in negativo? No, devo dire che ho avuto la sfortuna di non vedere nessuna squadra dal vivo perché sono stato fuori. Ho letto qualcosa e più o meno l'inizio del campionato è sempre molto, molto indeciso, tutti gli anni, perché le squadre ancora non sono nel pieno delle forze, gli allestimenti ancora non sono completi, fino a dicembre sarà così, quindi secondo me non è che si possono dare dei giudizi all'inizio. Più o meno mi sembra che ci sia un po' di equilibrio e quindi è tutto abbastanza normale. È stato il discorso all'Uparenza che ha saltato una partita per la UEFA Futsal Cup, quindi secondo me dare giudizi adesso è soltanto presuntuoso e soprattutto secondo me non, spesso e volentieri non risponde alla realtà.